Jessica, ricevi quest'anello. Sintomo. È a simbolo del mio amore e della mia fedeltà nel nome del padre, del figlio e del... Ma che ti sei ingrassato il dito? Toes. Muccarza. Vai. Per non avere alcuni problemini durante la cerimonia, oppure anche in futuro, è importante che la misura delle fedi sia giusta. Nel caso delle coppie che vengono qui in negozio, il problema non esiste, perché la fede, la misura la prendiamo noi e poi eseguiamo le fedi secondo le nostre indicazioni. Per quanto riguarda invece chi fa un acquisto online e a distanza, ci sono altri due sistemi. Il primo è quello di far effettuare la misurazione degli anulari da un gioielliere di zona e poi comunicarcelo al momento dell'ordine. L'altro sistema invece che abbiamo pensato è un po' diverso e adesso ve lo vado a spiegare. Potrete acquistare al prezzo di speciale di 15 euro, compresa la spedizione, questo semplice strumento che si chiama anelliera. Prenderete le misure come dopo vi spiegherò e al momento del pagamento delle fedi i 15 euro vi verranno scalati dal prezzo totale. Per esempio, se dovete acquistare due fedi Estella che costano 660 euro e prima avrete già acquistato l'anelliera, vi scaleremo i 15 euro dal prezzo delle fedi, quindi pagherete alla fine solo 645 euro. Alla base di ogni anello troverete diversi numeri corrispondenti alle varie scale internazionali di misurazione degli anelli. Allora, voi dovete considerare i numeri che vanno dall'1 al 36. Ora vi farò vedere come misuro il dito anulare della mia mano destra. Io ovviamente più o meno so che misura ho e vi farò vedere perché questa misura è corretta. Allora, guardate bene, l'anello entra facilmente, però una volta che è dentro, tirando non esce facilmente, bisogna fare un minimo sforzo, ok? Questo tipo di misurazione è necessario, questo tipo di sforzo è necessario, perché altrimenti, per esempio, andando solo a nuotare in piscina, rischiereste di perderlo. Adesso vi faccio vedere la misura inferiore, che invece, diciamo, entra a fatica, e ovviamente esce molto di più a fatica, e la misura superiore, che entra molto facilmente, ma esce anche semplicemente tirando. La misura corretta, vi ricordo che è la prima che ho provato, cioè la via di mezzo, entra facilmente e tirando non esce, esce facendo un piccolo sforzo. Avete visto che tutto è molto semplice. In caso però aveste ancora qualche dubbio o qualche domanda da farci, non esitate a telefonarci o a scriverci, saremo lieti di aiutarvi.